Allora io vi saluto, mi presento, sono, come potete vedere dalla slide qui presente, sono Michele Positano, un istruttore approvato Autodesk. Oggi vi presento quello che si tratta, il software di Autodesk per quanto riguarda l'ingegneria civile, un software che si chiama AutoCAD Civil 3D. Vi illustro brevemente con alcune slide come si svolgerà questa lezione, però giusto prima di andare avanti, anche io voglio fare una verifica che tutti quanti mi ascoltiate bene, quindi dare un simbolo di d'accordo in modo tale che insomma, posso continuare tranquillamente. Quindi, allora, ci siamo quasi tutti. Manca Laura, manca Andrea Ladu, Andrea Grillo. Ho visto che anche prima non hanno risposto sia i due Andrea sia Galeano. Magari sono assenti oppure comunque non riescono a dare il simbolo d'accordo. Comunque, in ogni caso, andiamo avanti. Poi magari fra poco proveremo a vedere. La slide successiva è sposta la strada con un clic. In pratica una mano su questa che è l'Atlantic Road, che è una strada che si trova al nord dell'Europa, è molto bella, però diciamo che è un'immagine molto esemplificativa. Con Civil 3D davvero facendo si sposta la strada. Ovviamente Civil 3D non fa solo progetti stradali, si occupa di tantissime altre cose, però diciamo che il suo indirizzo principale è quello. Gli obiettivi di questa lezione, quali sono gli obiettivi di questa lezione? Innanzitutto è scoprire quali sono i nuovi metodi per la creazione di opere civili. Vi voglio ricordare che appunto questa lezione è una lezione chiarificatoria, nel senso che tutti i dubbi che voi avete su questo software potete chiedermi, insomma, chiarimenti. Non vuole essere questa lezione una lezione di, come dire, per imparare come si utilizza Civil 3D. No, ma piuttosto a che cosa serve, che cosa può fare e se lo dovete acquistare o chi l'ha già acquistato, per che cosa poterlo utilizzare. Quindi, capire com'è possibile la pianificazione delle infrastrutture. Comprendere il flusso di lavoro dall'ideazione alla creazione e realizzazione di opere civili, poi vedrete che vi darò una piccola, insomma, alcune piccole indicazioni perché Autodesk mette a disposizione l'Infrastructure Suite, ossia una suite che comprende diversi software oltre a Civil 3D, come ad esempio Works, oppure Revit oppure 3D Studio. E quindi analizzare le prestazioni dei progetti e realizzare documentazione coerente e di qualità superiore. Documentazione coerente di qualità superiore anche in brevissimo tempo, perché vedremo che Civil è un BIM, no? Poi non so chi conosce il BIM, ma insomma andremo a vedere di che cosa si tratta. L'agenda della lezione, io subito dopo aver terminato questa slide, vi farò delle semplici domande per capire un po' con chi ho a che fare e quindi qual è la vostra provenienza. Poi passeremo a Civil 3D, quindi delle applicazioni pratiche, poche applicazioni giusto per comprendere il suo funzionamento. Poi faremo una scheda di valutazione praticamente delle competenze acquisite, quindi se io sarò stato insomma, chiaro nello spiegare quali sono le potenzialità di questo software, poi vi daremo varie informazioni, suggerimenti per i corsi successivi e info per i prossimi corsi. Allora, adesso non so se Roberto è ancora presente per quanto riguarda le. Ah, ecco qui, perfetto. Vi faccio subito la prima domanda. Quale CAD utilizzi per il disegno bidimensionale? Ovviamente per seguire un corso di Civil 3D
non si può partire dalla non conoscenza di AutoCAD. E io vi dico una cosa che poi dopo vi richiederò, quindi vi do un'informazione. Per seguire il corso di Civil 3D dovete sicuramente conoscere AutoCAD e in particolare tutto il percorso di AutoCAD che noi facciamo, quindi sia AutoCAD 2D, sia l'avanzato, sia AutoCAD 3D, perché diciamo che è un software in cui ci si muove nello spazio tridimensionale. Allora, vedo che tutti quanti utilizzano AutoCAD. Ah, no, c'è un'undicesima persona che utilizza un altro software. Magari poi sarebbe carino capire quale software si utilizza. Possiamo passare alla seconda domanda, Roberto, grazie. Allora, quale CAD ovviamente utilizzate per la modellazione di oggetti tridimensionali? Vedo che c'è una prevalenza per altri software. Anche qui sarebbe interessante capire quali sono questi software. Magari chi utilizza altri software lo può scrivere nella chat quale software utilizza, così cerco un po' di capire in che direzione state andando. Ah, Rhino. Certo, utilizzare Rhino per la progettazione civile è dura. Comunque. Poi magari non siete progettisti civili, ma vi occupate d'altro. E possiamo passare alla terza domanda, grazie Roberto. Allora, quale software utilizzare per la progettazione civile? Allora, nessun software. Civil 3D, quindi ci sono già due persone che utilizzano Civil 3D, quindi lo conoscono. Il resto non utilizza nessun software oppure utilizza un altro software. Passiamo all'ultima domanda. Tommaso Map 3D. Tommaso Map 3D non è, diciamo che non è proprio precisamente per la progettazione civile, diciamo che per più magari indirizzato all'urbanistica nel senso di decisioni di aree. Allora, qual è il tuo settore di attività? Vediamo un po'. Architettura una persona, ingegneria 6 persone, geologia una persona, urbanistica nessuno e altro una persona. Ok, diciamo che è abbastanza variegato questo nostro gruppo. Allora, bene, ritorno alla condivisione. Mi dovreste vedere tutti. Ok, allora andiamo avanti, vediamo che cos'è Civil 3D. Prima passare proprio alla presentazione pratica di Civil 3D, vi illustro un po' quali sono le cose che possono fare. Prima aver fatto alcune domande, da questo avrete capito che Civil 3D si occupa di vari settori, appunto anche parte dall'urbanistica, all'ingegneria civile, alle infrastrutture, al settore di topografia. Quindi, come vedete, ha il rilievo topografico integrato. Che significa il rilievo topografico integrato? Che voi, se andate a fare un rilievo in campagna o comunque su un posto, lui importa direttamente il libretto di campagna, poi i punti georeferiti, l'utilizzazione e così via. Quindi vedete che è molto ampio il campo di utilizzo di Civil 3D. Bene, io passerei subito a vedere alcune applicazioni anche abbastanza semplici di Civil 3D, che però secondo me sono molto chiare, molto esplicative per far capire la potenzialità di questo software. E io ce l'ho già aperto, tra l'altro mi pare che qualcuno abbia già seguito la lezione di Map, infatti questo è un software dove cambiando l'interfaccia qui in alto io passo, è come avere in uno, perché ho AutoCAD, ho Map e ho Civil 3D. Giusto il tempo di descriverlo un attimo,
questa è l'area di strumenti che è molto importante, diciamo che è il cuore di Civil, e questo qui invece in alto è la Ribbon che ormai diciamo che è entrata in Autodesk, in casa Autodesk dalla 2009, versione 2009, ma diciamo che è stato secondo me un ottimo cambiamento. Giusto prima di andarvi a far vedere il primo esercizio, messo qui nei link, che apro un link, dovrebbe essere qui, esatto, link Civil 3D. Ci sono due diciamo cose importanti da sapere. Innanzitutto è già uscito nel 2015, la versione 2015, che però per il momento è solo in inglese. È uscita, se non sbaglio, ieri, e questi sono i requisiti. Diciamo che per quanto riguarda Civil, dalla versione 2013 non lo fanno più per i 32 bit, quindi lo fanno solo la versione 64 bit, e diciamo che ha bisogno di un po' diciamo una macchina abbastanza prestante. Poi per quanto riguarda, insomma, le altre informazioni che vi ho messo, poi magari le scorriamo dopo, perché è importante capire esattamente del software di cui stiamo parlando, e perché scegliere questo software, o magari perché scegliere altri software. Vi parlavo prima della Design Suite, no? La Design Suite, oltre ad avere Civil, vedete, ha tutti questi altri software che in pratica è Map, Raster Design, Recap, Naviworks, Restructure e così via. Quindi per chi deve progettare un'infrastruttura completa, forse è meglio indirizzarsi in questa direzione. Però ritorniamo a Civil 3D. Io il primo proprio piccolo esercizio che vi faccio vedere è la creazione di una superficie TIN. La superficie TIN, ve lo dico, ma qualcuno magari la conosce già, è la rappresentazione tramite triangoli del terreno. E TIN è un acronimo che significa Triangular Irregular Network. Posso creare la superficie, come vi dicevo, questo è il cuore di Civil, posso creare la superficie da qui, e se vado a creare una nuova superficie, vedete, posso creare diversi tipi di superfici. In questo caso creo una superficie TIN. Vedrete che qui metto ad esempio il nome superficie A. Vedete che io posso creare la mia superficie da tantissimi oggetti. Vedete, nella definizione, io posso creare la mia superficie da curve di livello. Per curve di livello si intende linee, quindi quando io disegno delle polilinee o degli oggetti tridimensionali posso crearli da quello, oppure linee di discontinuità, ma in questo caso io voglio crearlo da un gruppo di punti. Voglio crearlo da un gruppo di punti e importo in questo modo, quindi vedrete anche l'importazione del gruppo di punti. Sempre per una questione di ottimizzazione, io mi creo un nuovo gruppo di punti che si chiama Rilievo A. Poi vedrete che è ottimo gestire tutte le cose secondo criterio. Vedete, qui c'è uno stile, gli do l'ok, ho creato questo gruppo di punti che si chiama rilievo. Adesso vado a importare i miei punti, quindi vado strumenti di creazione punto e vado qui. Ovviamente io vado abbastanza veloce perché non devo spiegarvi come funziona, ma semplicemente farvi capire quello che sto facendo. Eccolo qui, vedete, c'è un gruppo di punti in formato TXT. È importante che io gli dica che tipo di punti è, di formato sono, e in questo caso, magari dopo ve lo apro, ma è un tipo di punti SZ delimitato da virgole, quindi cambia la loro disposizione nello spazio.
Io qui gli dico di aggiungerlo a rilievo, gli do l'ok. Un attimo di tempo, appena vedo che eccolo qui, è andato. Adesso faccio zoom estensioni e questa qui è la tavola di punti. Mi sono accorto di una cosa, poi magari dopo lo vediamo. Di che cosa mi sono accorto? Questa è un'altra cosa fondamentale, che quando ho iniziato il disegno non ho aperto il mio DVT. Il DVT è una cosa fondamentale in Civil 3D. Fra poco vi spiegherò che cosa significa DVT, non lo conosce e perché è fondamentale. Comunque me ne sono accorto perché ho visto un diverso stile di punti. Però creiamo subito la nostra superficie. Vado qui. Ho importato i miei punti, devo dire alla mia superficie che sì, ho creato la definizione, però che questi punti devono creare la mia superficie. Quindi basta andare qui, tasto destro, aggiungi i gruppi di punti che fanno parte del rilievo, gli do l'ok. Eccola qui, ho creato la mia superficie. Come vedete, la mia superficie è una rappresentazione, magari ve la mostro anche in tre dimensioni. È una rappresentazione a curve di livello, ma la rappresentazione a curve di livello significa che in questo caso vedete uno ogni 5 metri, 10 metri. Voi mi seguite sempre, sì? Alzate, se alzate, mettete un simbolo di accordo se mi seguite sempre. Ok, perfetto. Ok. Laura non mi sta seguendo. Hai qualche problema, Laura? Dimmi, Itek, magari se mi dici un nome così posso dialogare in modo più diretto. Michele, non ti impressionare, probabilmente per sbaglio è stata alzata, cliccata la mano alzata Ah, anziché il d'accordo, quindi ti invito ad andare avanti. Grazie. ok. Va benissimo, ok. Purtroppo, infatti, senza microfono, diciamo che la lezione non ha una grossa interazione, quindi un po' viene rallentata. Ok, quindi come vedete questa è la mia superficie. Questo è uno stile di rappresentazione. Adesso andiamo a vedere in questo file, che è il nostro DVT, quali sono gli stili di rappresentazione. Gli stili di rappresentazione sono pochissimi. Perché sono pochi? Perché appunto non ho aperto il DVT che è quello italiano. Ad esempio, se vado qui posso cambiare rappresentazione che potrebbe essere curve di livello 2-10 metri. Qui vedete c'è scritto applica, ok. Ok. Non è cambiato nulla. Probabilmente addirittura hanno scritto 2-10 metri, ma non è nemmeno quella. Vi faccio capire subito perché ovviamente capita qualcosa del genere, quindi io vi apro quella che ho già fatto con il DVT, ad esempio la superficie, questa superficie, dove invece quando io la vado a selezionare ci sono diversi stili, vedete, stile triangoli, eccolo qui, e
se io lo vado a selezionare, vado qui, ho moltissimi altri stili che sono già stati creati da chi ha creato questo DVT, no? Ad esempio, come vi dicevo, partiamo dal curvello di 3D, perché io rappresento le curve di livello 3D 10-50 metri, applico, do l'ok e sto vedendo la rappresentazione della superficie a livello. Ovviamente a me non interessa vedere i punti, non c'è bisogno che vado a spegnere layer, siccome io avevo importato il mio gruppo di punti su rilievo A, anche questo lo vado a gestire dalle proprietà e gli dico che non voglio vedere sia per quanto riguarda le etichette, perché lo stile e lo stile etichetta sono due cose diverse che riguardano i punti. Lo applico e do l'ok, e come vedete in un attimo è scomparso sono scomparsi i punti. Bene, vediamo la prima cosa sensazionale che possiamo fare su questa superficie. Ho creato questa superficie ad attirare una semplice linea, una semplice linea che attraversa questa superficie. Bene, questa linea è una sorta di Ecco, un'ultima cosa, magari passiamo all'altro esercizio, il fatto della rappresentazione. Perché la rappresentazione è molto molto importante? Io vi ho fatto vedere queste curve di livello che sono tridimensionali, ma se vado a scegliere un altro tipo di formato, ad esempio, ci sono anche dei formati che riguardano le analisi, ad esempio vedete qui c'è con gradazione di colore, do l'applica, do l'ok e io in pratica sto visualizzando la mia superficie secondo le gradazioni di colore che sono già state settate, ma nulla mi vieta di andare qui, andare nella proprietà della superficie e dire che voglio un'altra analisi. Magari, vedete, qui ci sono i vari tipi di analisi che posso fare anche per pendenza, però diciamo che la voglio fare sempre per quote altimetriche. Questa volta il numero di intervalli non lo voglio per 50, ma lo voglio
Sì, nel frattempo ricordo ai signori partecipanti che per poter interagire ed eventualmente porti delle domande possono utilizzare il riquadro in basso a destra, oppure se hanno il microfono possono alzare la mano. Vi chiedo una piccola conferma, se vi è tutto chiaro finora mettetemi velocemente un simbolo di accordo, oppure in caso contrario ponete pure la vostra domanda nella casella chat in modo tale che io possa rigirarla a Michele. Ok, Michele, c'è una prima domanda da parte di Mauro che chiede come si creano tutti i punti per poi importarli. Come si creano tutti i punti? Allora, siccome la disposizione dei punti è diversa, Civil può importare tantissimi punti. Quindi l'importante è sapere come si ricevono questi punti. Giusto per far capire, non mi ricordo la persona che ha fatto la domanda. Comunque, giusto per far capire, se io ho strumenti di creazione punto e voglio importare dei punti, il tipo di formato, se vado qui, può essere, a parte MDB che è il formato di Access, no? Il database, come vedete c'è CSV, che è Excel, c'è .NET, c'è PNT, quindi praticamente tutti i tipi di punti che fanno un database. Sta a me decidere come averli questi punti, quindi ripeto, non ha nessun problema di importazioni di tipo di punti. È chiaro che forse la domanda che faceva adesso, se io apro qui questa Mauro, esatto, se apro questa la cartella dove ci sono i punti che ho importato. Dovrebbe essere qui, eccola qui. Il formato dei punti txt, lo apro con bloc note, vediamo, c'è queste tre colonne che rappresentano appunto il nord, l'est e la z, che sono divise dai virgoli. Diciamo che non ci sono problemi a importare punti, ok? Quindi puoi importare tutti i tipi di Grazie punti. Michele. Mauro ti ringrazia per la risposta e c'è un'altra domanda da parte di Giuseppe, il quale chiede come se è possibile inserire nuovi punti in un rilievo esistente e farli leggere come se li avessi rileati re realmente, quindi come se diventassero parte integrante del rilievo. Grazie, puoi anche andare avanti, non ci sono altre domande.
a volte la dem e non la tin, perché la dem serve proprio come rappresentazione, quindi diciamo viene un po' alleggerisce quello che è il peso della mia superficie. Vediamo un po' questo senza salvare, e quando io vado, lo posso importare in file qualsiasi, quindi apro un file qui, cambio l'area di lavoro da sì a map, oppure insomma potrei anche inserirla da qui, quindi vado qui, metto l'area di lavoro di map, come vedete qui c'è lo strumento Connetti, adesso non mi dilungo a spiegarvi che cos'è questo strumento Connetti, però da questo strumento posso inserire diversi formati di dati, tra cui l'immagine raster e quindi una DEM, quindi vado a scegliere la mia cartella dove si trova la superficie DEM, ok, sto connetti, aggiungi a carta. Come vedete, tra poco la vedrete, è una superficie rappresentata ottimamente, ancora meglio della superficie rappresentata come tin, però qual è il, ecco, proprio così apre, qual è diciamo lo svantaggio, la diversità, è che questa è rappresentata appunto tramite pixel, quindi io se mi avvicino, se zoom, a un certo punto vedrò sgranato, no? Vedrò il pixel, vedete? Mentre la superficie tin, essendo un vettore, insomma posso zoomare o comunque modificarla all'infinito. Ecco, questo volevo semplicemente spiegare la differenza tra queste due superfici. Una volta spiegata la differenza, se non ci sono domande, io passerei alla parte, diciamo, più importante, anche perché il tempo comunque corre, alla parte più importante di Civil, è quella della creazione di un tracciato stradale. Come vedrete, che vedrete in pochissimi minuti, si crea proprio un tracciato stradale compreso di tracciato, livelletta, modellatore tridimensionale e anche delle sezioni. Ci sono altre domande per quanto riguarda le superfici, oppure posso passare alla creazione del tracciato? Se è tutto ok, mi mettete il simbolo d'accordo per favore? Allora, mi pare che sia tutto ok. Ok, allora, questa qui la chiudo e riparto da una superficie già creata. Quindi vado qui, vado a prendere... Vedete, qui c'è DVT ovviamente, metto DVG. Partiamo ad esempio da quello del tracciato, c'è già un tracciato creato, magari lo cancello e lo rifaccio. Allora, questa è la mia superficie tridimensionale, aspettiamo che finisce di aprirsi. Ovviamente devo ritornare nella mia area di lavoro di Civil 3D. Eccolo qui, mettiamoci in una vista dall'alto così. Riusciamo a vedere quello che abbiamo fatto, vedete qui c'è un tracciato che cancello subito, eccolo qui. Allora, diciamo che noi abbiamo a disposizione questa superficie e su questa superficie voglio andare a costruire una strada, no? Un tracciato stradale, quindi ovviamente anche un profilo, una livelletta e così via.
Allora, una delle cose semplici da fare è appunto costruire un tracciato. Quindi io in realtà posso costruire il tracciato sia con gli strumenti di creazione tracciato, sia con, da oggetti, ossia disegno la poligonale d'asse come si faceva una volta, ad esempio le mie polilinee, e poi da quella andavo a creare il mio tracciato. Diciamo che utilizzo la funzione automatica. Qui mi parte un wizard, sia una creazione guidata, quindi lo chiamo tracciato SS1. Qui mi dice quali sono diverse informazioni, lo stile e così via, e in quest'altra finestra mi parla dei criteri di progettazione, i criteri di progettazione che per chi insomma progetta strade sono fondamentali. In questo caso andrei a scegliere, vedete, per chi poi insomma capirete che bisogna anche scaricarsi un country kit, perché a seconda del paese in cui progettate e quindi utilizzate Civil 3D, dovete utilizzare delle norme. In questo caso, se io scelgo quello del decreto ministeriale 2001, vedete qui cambiano, non so se avete fatto caso prima, passano dalle norme della AASHTO, che sono la società americana insomma, che gestisce le strade, quella italiana, e quindi qui posso trovare ad esempio le varie strade che fanno parte insomma, di quelle italiane. Però in questo caso faccio una cosa, anche perché sennò sarebbe molto lungo, diciamo che non li consideriamo i criteri di progettazione. Ecco, si apre questa barra mi mette a disposizione la possibilità di creare degli elementi del mio tracciato, quali i rettilinei, le curve, le transizioni chiamate anche cloidi, che sono praticamente delle curve a raggio variabile. Bene, andiamo qui, io posso impostare anche i vari parametri, il parametro A e la curva, no? Impostazione curva e transizione. Io prima non mi ricordo quante di voi erano persone di progettazione stradale, però a coloro a cui praticamente sto parlando sanno benissimo qual è il parametro A e quindi quali sono le dimensioni di un raggio minimo in curva, quindi tutte queste cose posso impostare. Allora, noi facciamo semplicemente una tangente con la curva, proprio ma molto molto semplice. Eccola qui, come vedete, lui che cosa fa? Crea in automatico quelle che sono i rettilinei. Queste qui che vedete rosa sono le transizioni, quindi curva a raggio variabili. Questa blu è una curva a raggio fisso. E io di questo elemento, insomma, posso conoscere tutti i dettagli. Li posso conoscere da qui, perché si apre la finestra panorama. Vedete? E posso anche variarli da lì, vedete, mi dice la lunghezza della transizione in entrata, in uscita, quali sono le sue coordinate e così via. Quindi state proprio vedendo la funzionalità di un BIM, cioè capire esattamente come avere sotto controllo il proprio progetto. Cioè, se io vado qui e vado a cambiare il vertice di questa curva, chiaramente vengono aggiornati tutti i dati. Ok, diciamo che per me va bene questo tracciato anche abbastanza semplice. Io vado subito a tirare fuori il mio profilo. Vado qui, vista profilo. Questa volta non tiro fuori il profilo quello diciamo temporaneo, ma tiro fuori un profilo permanente, quindi creo il profilo di questa superficie. In pratica io vado a dire che il tracciato A SS1 che insiste sulla superficie A deve essere aggiunto. Eccolo qui. Deve essere disegnato nella vista profilo. Vabbè, poi qui ci sono una serie di cose che vedremo nell'arco del corso, ma ecco qui che posso avere subito a disposizione il mio profilo. Anche questo, se io vado a modificare la posizione di un elemento, adesso per farvelo vedere dovrei aprire la doppia finestra. Vediamo un po', allora.
Eccolo qui. Spostiamolo qui. Vedete come si aggiorna in automatico? Qui. Bene, una volta fatto questo, quindi ho creato il mio tracciato, ho tirato fuori il mio profilo, vado a tirare fuori la mia livellatura. Tra l'altro, qui ci potrebbe essere un piccolo problema, nel senso che il mio profilo arriva qui sopra, ma nelle proprietà del mio profilo posso andare tranquillamente a cambiare l'altezza, quindi invece di dirgli che rimanga lì, eccolo qui. Allora, le quote altimetriche, andiamo nelle quote altimetriche, quindi diciamo che invece dell'altezza automatica gli metto un'altezza specificata dall'utente, quindi mettiamo un'altezza massima di
asfalto, vedete? Poi qui c'è la cunetta. Quel tipo di scarpata infatti metteva nello scavo, metteva la cunetta, infatti c'è scritto scarpata con fosso in scavo, e mentre in rilevato non metteva nulla. Chiudiamo la visualizzazione e a questo punto io vorrei sapere se ci sono delle domande. Mi sembra troppo semplice l'utilizzo di Civil 3D per fare una strada. Allora, Itek vuole domanda, credo. Domanda? No, c'è una domanda di Rocco che chiede: Civil capisce automaticamente se è in mezza costa, trinceo o rilevato? Sì. Ovviamente sta alla sensibilità del progettista evitare che ci sia uno scavo spropositato. Infatti, la bellezza di chi progetta le strade, o meglio la difficoltà, è che deve valutare tante questioni, tante, sì, però lui lo capisce, quindi non devi farti tu il problema di farti la sezione, te le fai in automatico. Altre domande? Sì, c'è un'altra domanda da parte del partecipante Itek, che Sì. chiede: se volessi fare il tracciato di un canale idraulico, come creo la mia sezione tipo? Ah sì, infatti, se non sbaglio, anche sul forum è apparsa una cosa del genere. Molto semplice, siccome Civil fa anche le condotte, fa le reti di condotte, però ovviamente potrei fare un tracciato solo per lo scavo o solo per la condotta e così via. Comunque, quando io devo creare la mia sezione tipo, oltre ad avere questi elementi, ho anche gli elementi che vanno a costituire. Ad esempio gli elementi generici. Quando vado su elementi generici, posso in pratica disegnare la mia sezione, che quindi può essere un fossato e qualsiasi altra cosa. Poi in più all'interno del corso di Civil noi andremo a vedere quello che è lo strumento scarpate. Lo strumento scarpate è un altro strumento molto potente che permette di gestire, diciamo, in modo perfetto, calcola i volumi, abbassa o alza le quote automaticamente. Quindi, diciamo, sotto il punto di vista di gestione della superficie del terreno, secondo me Civil non ha rivali, non ha paragoni. Spero di aver risposto Ok, esaurientemente. c'è un'altra domanda da parte di Mauro che chiede: oltre al Sì, profilo per intervenire creato, volevo. no, la domanda di prima, che mi dite Ah, per la ok. struttura portante al di sotto? Cioè, se La volessimo struttura inserire una portante. struttura portante al di sotto Domanda. della... Penso che parli di. Allora, in pratica non so che cosa intende per struttura portante, ma allora, per quanto riguarda i muri di sostegno, anche quelli sono presenti all'interno della tavolozza, tant'è vero che ci sono qui alcuni muri di sostegno, però per quanto riguarda, diciamo, la personalizzazione di tutte le sezioni o tutti gli elementi che faranno parte della nostra sezione tipo, siccome questa è una cosa molto sentita nel corso dei vari, o meglio, scusate il ripetersi parole, ma nel corso dei corsi che ho ottenuto di Civil 3D, è stato pensato appunto di fare un corso avanzato di Civil 3D, dove viene affrontata la Assembly Composer, che in pratica permette di creare sezioni tipo personalizzate, ma parametriche. Parametriche significa, giusto per farvi capire, questa qui è una sezione tipo parametrica, significa che se io questa qui, invece di
proprietà componente tipo, invece di che questa è larga, dovrebbe essere larga 3,6 m. Ecco qui, vedete, invece di 3,6 m la voglio larga, facciamo l'esempio, 5 metri, io posso andare a cambiarla tranquillamente. In automatico si aggiorna solo questa sezione tipo, ma si aggiorna ovviamente tutto il modellatore, tutto il tracciato, tutte le sezioni, quindi quando qualcosa è parametrico significa che voi il tempo assolutamente non lo perdete e avete sotto controllo tutto il vostro progetto. Poi, se intende invece per struttura portante, nel senso che quando devo fare un viadotto, quindi andare a fare le pile, sarebbe molto più utile utilizzare diciamo la connessione con Revit, in particolare Revit Structure, perché le pile o comunque le spalle sono opere d'arte, quindi cosiddette opere d'arte che diciamo sono più opere architettoniche che opere diciamo di ingegneria civile. Quindi in quel caso io consiglio l'utilizzo di Revit e quindi Revit Structuring. Diciamo che è per questo che Autodesk ha creato la suite di infrastructure, no? Cioè non si ha bisogno solo di Civil in questo caso. Facciamo un altro esempio. Se io devo fare un video della mia presentazione stradale, bisogno di 3D Studio Max. Quindi diciamo che a seconda delle cose che devo fare ho bisogno però per quanto riguarda le opere civili il software principale è sicuramente Civil 3D. Spero di aver risposto alla domanda, poi anche i muri di sostegno mi pare di aver risposto, che l'ho fatto Sì, vedere. sei riuscito a dare una risposta a Mauro. Io nel frattempo ti sto cancellando le domande alle quali già hai dato una risposta. Adesso c'è una domanda di Rocco che chiede, sempre in merito all'inserimento dei punti, posso partire anche da un DVG di una CTR? Sì, ovviamente sì, perché qui se io all'interno del mio DVG ho dei punti che fanno parte, che sono di AutoCAD, in realtà Civil mi ha risolto cose ancora più complesse. Innanzitutto sì, cioè se io ho un DVG posso farlo, perché trasformo i punti di AutoCAD in punti di Civil 3D, che si chiamano punti GoGo perché sono punti con coordinate geometriche. Vedete, se io vado qui, strumenti creazione punto, uno dei primi strumenti che qui vedete qui è converti punto di AutoCAD. Ma in realtà Civil, come vi dicevo, fa di più. Se avete voi dei testi, non parlo di punti, ma dei testi su cui ci sono scritte delle quote, c'è una funzionalità di Civil che in pratica porta alla quota, anche se sono tutti a livello 0, porta alla quota corrispondente, e quindi voi vi create la superficie semplicemente dai testi, e questa è una cosa favolosa. Spero di aver risposto. Allora, Stefano deve scappare. Un attimo, Stefano, ho finito anch'io, quindi volevo semplicemente giusto qualche minuto. Io lo so che con Civil scappa sempre il tempo, vi ho fatto vedere pochissimo, però vi chiederei di insomma completare un attimo la nostra presentazione, così capisco anche voi che cosa avete recepito e se vi posso dare ulteriori consigli. Allora, Roberto, io passerei alla misura del livello di apprendimento, quindi andrei a fare il sondaggio. Spero di avervelo spiegato bene. Allora, che cos'è una superficie TIN? Una superficie rappresentata come immagine, una superficie rappresentata come mesh, una superficie rappresentata come triangoli, oppure una superficie rappresentata come maglia. Ok, vedo che è stato recepito correttamente questa cosa. Benissimo, grazie Roberto. Possiamo andare alla successiva. Che cos'è invece una superficie DEM? Una superficie rappresentata come immagine, una superficie rappresentata come mesh,
una superficie rappresentata come triangoli o una superficie rappresentata come maglia? Allora, c'è ancora qualche dubbio? Io, insomma, vi aiuto un po', è una superficie rappresentata come immagine, vi ripeto il significato dell'acronimo DEM, Digital Elevation Model, ok? Digital, insomma, si intende qualcosa di digitale, quindi di pixel e quindi di immagine. Ok, Roberto, possiamo passare alla domanda successiva. Qual è il software che può creare una superficie TIN, AutoCAD, MAP, Raster o Civil? Allora, per chi ha risposto MAP 3D, purtroppo si è sbagliato. L'unico software che può creare una superficie TIN è Civil 3D. Ok, passiamo alla prossima domanda. Qual è il software che invece può creare una superficie DEM? Vorrei sapere chi sono quei due che sono stati molto attenti. Bravissimi. Allora, l'unico software che crea la superficie DEM è sempre Civil 3D. Perché Civil 3D è lui che gestisce e crea tutte le superfici. Map in map si può solo visualizzare, ok? Quindi l'unico software che crea le superfici DEM è Civil 3D. Raster Design serve invece per, diciamo, gestire le immagini raster, appunto, mentre Map 3D la, diciamo, la importo la superficie DEM. Probabilmente non mi sono espresso, ho spiegato bene. Possiamo passare. Ok, che cos'è un modellatore? Uno strumento che permette di creare solidi 3D, uno strumento che permette di creare il modello di una strada, uno strumento che permette di creare una superficie DEM, uno strumento che permette di creare una rete di condotte. Ok, vedo che, diciamo, la maggior parte sta rispondendo correttamente. Uno strumento che permette di creare il modello di una strada. Viene chiamato modellatore o, nella versione in inglese, corridor. Passiamo all'altra domanda, Roberto. Ok. Per seguire il corso di Civil 3D, i requisiti sufficienti sono: nessun corso, AutoCAD 2D più avanzato, AutoCAD 2D più avanzato più la modellazione, oppure tutti e tre e in più anche Map 3D. Allora, sarebbe consigliabile da aver seguito sia 2D, l'avanzato, la modellazione e Map, però diciamo che è sufficiente anche aver seguito solo il corso, tutto il corso di AutoCAD, quindi 2D, l'avanzato, la modellazione. Il corso di MAP, diciamo che sarebbe una risorsa in più, sarebbe preferibile, però non è necessario. Mi pare che questa sia l'ultima domanda, Roberto, quindi passerei a fare le schede di valutazione, quindi fra poco inviata un link dove voi potrete fare le schede di valutazione per capire se è stata di vostro gradimento questa lezione, se è stata, diciamo, chiarificativa, se avete qualche dubbio e l'ha tolto. Io mi rendo conto che senza microfono purtroppo non è la stessa cosa, però le domande ci sono state, quindi un po' siamo riusciti a fare delle, diciamo, una sorta di conversazione. Nel frattempo che voi fate la lezione di scusate, la scheda di valutazione, quando avete fatto, magari mettete il simbolo di d'accordo sulla vostra vi invito
Per chi fosse interessato ai prossimi eventi, ovviamente per quanto riguarda OSNAP, però per quanto riguarda me in particolare, ci sarà anche la lezione di AutoCAD avanzato. In quel caso noi tratteremo in modo approfondito appunto le sezioni tipo personalizzate fatte con la Subassembly Composer, fatti gli svincoli, le rotatorie. Vedremo il rilievo, l'importazione del rilievo fatto in campagna, quindi diciamo una parte approfondita di Civil. Non so, vi ripeto, se avete fatto appena fatto la scheda di valutazione della lezione, vi pregherei di mettere un simbolo di d'accordo. Nel frattempo ne approfitto per ricordare che per chi non si fosse aperta la pagina con la scheda di valutazione, ho indicato il link nella casella chat. Il link diciamo, si aprirà automaticamente al click. E quindi, una volta compilata, mettetemi gentilmente il simbolo di d'accordo. Ne approfitto anche per darvi alcune informazioni, Michele, relative ai corsi che sono disponibili sul nostro sito osnap.it. Vi ricordo che ci sono diverse tipologie di corsi anche in funzione di quelle che sono i budget. Abbiamo dei corsi personalizzati che sono in funzione delle vostre esigenze, condivisibili anche con più persone. I corsi a calendario che sono pubblicati sul calendario OSNAP, sul sito appunto osnap.it. E infine abbiamo i corsi registrati che sono la soluzione più economica. Ovviamente, insomma, data la natura del prodotto non interattiva. Quando si parla di corsi personalizzati o corsi a calendario, dovete immaginare che sono tutti corsi in diretta via web, quindi dove è garantita il massimo dell'interazione. Per avere informazioni in merito ai costi e altre, diciamo, anche i tempi di come si tiene un corso in diretta via web, potete richiedere un preventivo direttamente sul sito osnap.it, oppure compilando l'apposita scheda di valutazione che vi ho chiesto di compilare poco fa, spuntare diciamo, l'apposita casella richiedi preventivo. Automaticamente la segreteria svilupperà un preventivo in modo tale che possiate avere un'idea e un'idea dei costi dei corsi certificati Autodesk di AutoCAD Civil 3D. Ok, grazie Michele, grazie per aver invitato i nostri partecipanti anche ai prossimi eventi che trovate pubblicizzati nella sezione eventi del sito osnap.it e vi ricordo inoltre un'ultima opportunità, soprattutto per chi ha intenzione di fare più corsi, avete visto che Civil contempla come prerequisiti tanti corsi, vi ricordo che è un'ottima opportunità di risparmio è sicuramente costituita dalla abbonamento OSNAP, una soluzione che si presenta in due tagli da 100 a 200 ore, vi dà appunto un credito da 100 a 200 ore da spendere in 6 o 12 mesi su tutti i corsi in diretta via web o REC o registrati disponibili appunto nel nostro catalogo corsi. Un abbonamento che vi consente anche di condividerlo con un amico o con un collega e vi dà la Ti devo un possibilità attimo anche di seguire più salutare, corsi chiudendo contemporaneamente. Sicuramente la soluzione giusto un migliore minuto per per chi vedere ha degli esempi che sono l'esigenza di stati seguire più realizzati, corsi. qui Bene, sono lavori realizzati io nel mondo, a questo ce n'è punto farei Wisconsin, un'ultima verifica USA, per Washington, vedete, c'è appunto un tunnel, diciamo, vedere chi in di voi India ha altre e in Cina. domande. Ho bisogno di Bene, chiarimenti. io a In questo caso punto vi contrario, vi chiedo di saluterei per mettermi una un semplice frase, simbolo d'accordo. sempre con, Spero perché a che me questa questa lezione strada sia piace stata di molto. vostro Per chi non gradimento. avesse capito, il vero viaggio Mi di auguro scoperta non di consiste nel vedervi cercare alle nuovi prossime lezioni orizzonti, ma zero, nell'avere occhi ai nuovi. prossimi E vi incontri ringrazio informativi che anch'io come organizziamo Roberto e mi periodicamente. auguro di Per qualsiasi rivederti informazione presto. potete ovviamente anche contattare Michele direttamente Roberto, sul io ho forum se avete terminato. bisogno di chiarimenti, che è una sezione che sta lavorando tantissimo e che è molto apprezzata dai nostri allievi. Bene, signori.
Grazie Michele, non so se volevi aggiungere qualcos'altro. Grazie e buona serata.